Sventola la bandiera dei borghi più belli d'Italia nel comune di Crecchio, un riconoscimento ma al tempo stesso un impegno a far sì che si custodisca e valorizzi il patrimonio culturale storico paesaggistico del centro del Chietino. Una festa è il momento della consegna della bandiera, della spilla e dell'attestato di certificazione che riporta anche il simbolo della Federazione Internazionale de Le Plus Beaux Villages de la Terre nelle mani del sindaco Nicolino Di Paolo, direttamente dal direttore nazionale dei borghi più belli d'Italia Umberto Forte, insieme ad Antonio Di Marco, presidente dell'associazione I Borghi Più Belli d'Italia in Abruzzo e Molise. L'ingresso certifica la bontà dell'attività amministrativa condotta dal punto di vista anche della verifica dei 72 parametri che il club nazionale mette a disposizione affinché un comune possa essere appunto certificato. Quindi aver superato questa valutazione significa che il Comune oggi ha le carte in regola per entrare a far parte appunto dell'Associazione dei Borghi Più Belli. Ma non è solo questo, perché il Comune intanto deve sapere che una volta certificato avrà ulteriori verifiche nel corso del tempo e che allo stesso momento dovrà essere in grado di garantire il mantenimento della qualità di quei parametri anche nei prossimi anni. Un percorso iniziato da tempo, portato avanti dal sindaco Nicolino Di Paolo. È iniziato da tanti anni, ovviamente, già dalle precedenti amministrazioni hanno investito nel centro storico, quindi già dal dopoguerra, già ristrutturando il castello perché fu bombardato. Poi man mano nell'arco degli anni si sono fatti altri lavori di intervento. E poi i miei 13 anni hanno portato così a concludere tutte quelle serie di opere, tutte quelle serie di iniziative che poi potevano portare al risultato di oggi. Il castello ovviamente è nel centro, ma poi c'è la parte dove ci troviamo adesso, c'è la chiesa sconsacrata, ci sono le varie altre strutture private e poi c'è a 50 metri, possiamo dire, dal borgo c'è la vallata, una delle vallate più belle del nostro paese, dove è situato il Parco dei Mulini, ma tutto il borgo è circondato da questo verde, da questa vallata. Tra i presenti alla manifestazione l'arcivescovo Monsignor Emidio Cipollone, l'assessore regionale Daniele Damario, il consigliere regionale Fabrizio Montepara, l'onorevole Camillo D'Alessandro, il senatore Gianluca Castaldi, Rocco Micucci, vicepresidente ANCI Abruzzo, Gianni Di Rito, delegato nazionale dell'associazione, Angelo Radica, presidente dell'associazione nazionale Città del Vino e tanti, tanti bambini che hanno ricordato l'importanza della pace ed il rispetto per gli uomini e l'ambiente.